Salve a tutti, benvenuti Salve a sul canale di tutti. Luca Manga School per questo nuovo, nuovissimo appuntamento con il manga italiano. Vabbè, qualcuno di voi già mi conosce, io sono Wish, faccio l'editor, l'insegnante e abbiamo con noi Federico Freschi, autore di Tulipor Notte, che anche lui è uno dei nostri insegnanti, ma stasera è presente qui in veste di autore, quindi ci parlerà del suo manga. Buonasera a Federico, tutti. Salve Wish, buonasera. allora, ecco, Federico che tra l'altro qui siamo un po' in famiglia perché siamo tra maestro e allievo, quindi vi racconteremo anche un po' di cose sulla scuola e come è stato studiare insieme. Sì. Federico, intanto raccontaci qualcosa di te e di Tulipor Notte. Allora, parto proprio dall'origine. Io sono Federico Freschi, in arte De Fresco oppure Te Fresco, lascio sempre libera interpretazione sul soprannome, e niente, sono insegnante a Lucca Manga School ormai quasi da 7 anni. Pubblico al momento la mia seconda opera con Manga Senpai, che è Tulipor Notte. Inizialmente pubblicai Devil's Joke nel 2014, e oltre ovviamente anche i fumetti, faccio comunque character design, illustrazioni, cioè tutto ciò che riguarda comunque l'ambito del disegno e del fumetto in generale. Ecco. Però al momento sono focalizzato sul terzo volume di Tulipor Notte. Fresco, raccontaci qualcosa di quest'opera, quindi. Com'è nato e come ti è venuta l'idea di uno shonen ambientato a Livorno? Perché chi di voi già lo segue, qui abbiamo un po' di tuoi lettori. Salve a tutti, Chi un di po' voi di lo commenti. segue? Ci abbiamo tra noi anche il Pucci. Ciao Ciao Daniele! Daniele. Dicevo, chi tra i tuoi lettori lo segue sa già, ma chi non lo sa glielo diciamo, Tulipor Notte è uno shonen un po' particolare, perché è un battle shonen di botte, però ambientato non a Tokyo come tanti battle shonen nel mondo fantasy, ma a Livorno. Eh sì. Perché questa scelta e come ti è venuta Allora, questa idea? c'è da dire che io tutte le volte che facevo una storia avevo sempre il problema dell'ambientazione, ovvero non riuscivo mai a trovare qualcosa che mi soddisfacesse appieno, ok? Quindi inventavo queste città simili americane, insomma, città strane dove ambientare le storie, fino a che non ho dovuto ambientare una storia di un'accademia di gladiatori a Roma, con la quale appunto sono andato in Giappone e ho fatto il colloquio in Giappone. Proprio mentre ero in Giappone ho detto, però è possibile comunque ambientare qualcosa anche in Italia, no? Anche perché alla fine sono italiano, conosco l'Italia, conosco la cultura e tutto, ho detto, proviamoci. E io dico sempre, un po' per nostalgia e tutto, ho detto, vabbè, proviamo a fare una storia, uno shonen classico con tutti i canoni shonen classici, però ambientata a Livorno, che è la città dove sono nato, cresciuto e vivo tuttora. Non è stato facile inizialmente, perché dovevo fare tante ricerche e tante foto per sfondi, reference, eccetera, eccetera, però pian piano comunque la storia e i personaggi sono venuti fuori e appena ritornato dal Giappone mi sono buttato nella documentazione e ho iniziato a lavorare alla storia, che poi è uscita 2 anni fa online e pubblicata da Manga Senpai sempre lo stesso anno. Ecco, parlaci un po' dei personaggi di Tulipor Notte, perché sappiamo che c'è un protagonista che si chiama Leonardo, poi abbiamo Lucrezia che qui stasera ci disegnerai, cioè ci inchiostrerai Esattamente. per noi. E raccontaci un po' i personaggi di Tulipor Notte. Allora, il protagonista si chiama sempre Leonardo, è un ragazzo appunto cresciuto in campagna, comunque originario livornese, che torna a Livorno dopo anni vissuti con i genitori in campagna, la trova completamente disastrata, la trova completamente diversa da come se la ricordava, e ha questo amore talmente grande per la città da essere molto simile a quello del fondatore della città, ovvero Ferdinando I de' Medici. Ferdinando, a quanto pare, lo spirito di Ferdinando, non si capisce ancora bene cosa sia, arriva in suo aiuto e grazie a un altro personaggio che si chiama appunto Pip, che è ispirato a un famoso personaggio livornese del web che sarebbe il Cippe, si danno come missione di salvare Livorno e ovviamente però lui, essendo cresciuto in campagna, non conosce bene ancora la città. Quindi Pip gli fa da mentore e gli dice, ok, io ti insegnerò tutto quello che so di Livorno, però insieme poi mi prometti che la salveremo. E da lì poi parte tutta la storia, parte l'allenamento e la preparazione che poi forse, non si sa, arriverà alla salvezza, insomma, di Livorno. Ecco, io devo dire un'altra cosa ai nostri spettatori,
Tu Libro Notte me la vedo in anteprima, ovviamente, perché gli edito le tavole, quindi ci sono dei personaggi che mi hanno colpita, incuriosita. Io vorrei sapere, fresco da te, quanto di te c'è in Leonardo? Quanto ci hai messo di te nel tuo personaggio protagonista e quanto negli altri personaggi? Allora, Leonardo, Ciao a tutti. forse la volontà ce l'ho messa di fare qualcosa, però non in maniera come la fa lui, ovvero molto caotica, ecco, molto numerosa e molto teatrale anche come cosa. Forse però il personaggio in cui ho messo di più paradossalmente, essendo una femmina, lei è Lucrezia che state vedendo adesso, che è sicuramente il mio personaggio preferito al momento di quelli che ho fatto. E è quella che mi rispecchia un pochino di più a livello caratteriale, nonostante appunto sia una donna, ma comunque a livello di sfaccettatura caratteriale lei è quella che mi rispecchia di più tra tutti, per E ora ora. arriva la domanda, perché è il tuo personaggio preferito, Lucrezia? Via dell'umanità che gli ho voluto dare, più che altro per i principi per i quali lei combatte, anche se non combatte realmente, però comunque si è ritrovata, ora per chi non lo sapesse, comunque in Tullivo Notte ci sono scontri tra gang, ok? Ogni gang comunque ha una sfaccettatura di Livorno. Lei non fa parte di una vera e propria gang, però è come se proteggesse le persone a cui vuole bene. E nel frattempo vuole mettere fine alla guerra tra le gang. Diciamo che lei si è ritrovata in questo ruolo completamente a caso da quando è successa una cosa che non posso dire, e quindi comunque sta facendo di tutto per dare il meglio di sé comunque. Salvare Livorno anche con quei pochi mezzi che ha, comunque la fortuna di conoscere Leonardo e Pippa che gli darà una discreta mano, ecco. Io, tra l'altro, sono rimasta colpita nel vedere il tuo volume dagli sfondi, ovviamente, perché diciamolo, gli sfondi in To Live or Not sono a loro volta protagonisti, perché si Sì. parla di Livorno. E ogni capitolo esplora una parte di Livorno che è cara ai livornesi. Qui, infatti, c'è qualcuno che lo ha letto, che è Lello, che ci dice il vero protagonista è il 5-5. Che noi tra l'altro siamo andati anche a mangiare insieme al Davvero. lettore a Livorno, nel posto dove è ambientato un capitolo di To Live or Not, perché appunto nel primo volume si parla anche del 5-5. Spiega ai nostri ascoltatori che cos'è il 5-5 per chi non lo sa. Allora, 5-5 è il piatto street food per eccellenza livornese, ovvero un panino classico, non ho chiamato pane francese perché appunto lo faceva un famoso panettiere francese livornese tantissimi anni fa, è rimasto il nome pane francese, con all'interno la torta di ceci, che per noi è torta di ceci, ma nelle altre città è conosciuta come la farinata, la calda calda a massa, ma che secondo me calda calda non si può sentire. Infatti, se a livornese la chiami tipo cecina, farinato, eccetera, potrebbe offendersi molto. Quindi è molto semplice alla fine come preparazione, soltanto è diventato il panino, simbolo della città, e dovevo metterlo per forza assolutamente all'interno della storia perché era inevitabile che fosse messo. Ecco, quanto tempo ti ha richiesto? Ma hai parlato di una lunga ricerca per le foto. Quanto tempo ti richiede in media andare in un posto preciso, prendere tutta la documentazione che ti serve per creare uno scenario a To Live or Not? Diciamo che vado nello stesso posto a più ore del giorno, cioè tipo la mattina e il pomeriggio, a volte anche la sera sono andato, perché dovevo vedere in generale come la luce colpiva determinati punti e capire poi in che ora del giorno poi metterla all'interno del fumetto. Però parecchio tempo, è la parte più divertente per me andare a giro a fare foto, perché a volte tipo mi vedo cose che in 32 anni a Livorno non avevo mai visto, non me ne ero mai accorto di che fossero sempre stati lì. Però nonostante sia una delle parti più faticose, per me è la più divertente. La parte più dura è stata quando sono dovuto andare nell'archivio della città, in una biblioteca, a cercare reference di un caffè che è stato chiuso nel 1912 e che non c'era assolutamente nessuna traccia. Quella è stata la più difficile. Quella nel per chi l'ha letto, quello nel flashback di Modigliani sarebbe. È stata la parte più difficile in assoluto. Poi per il resto comunque conosco bene la città, quindi so già dove andare e le foto comunque sono tantissime. Di solito ne faccio tantissime di foto, però alla fine per me è sempre la parte più divertente in assoluto fare le foto. Ecco, parliamo di sfondi, perché io so fresco che tu, quando andavi a scuola, gli sfondi non erano proprio il tuo grande amore.
Com'è cambiato il tuo rapporto con gli sfondi negli anni? Che sei passato proprio da a amarli follemente come adesso? Come dicevo prima, cioè non ho ancora trovato un'ambientazione che mi piacesse e quindi non avendo lo stimolo di disegnare sfondi, facevo questi grattacieli, queste ambientazioni urbane molto, insomma, sciapite, ecco, senza un'identità, senza niente. Fino a che poi non ho dovuto fare il Colosseo, gli sfondi romani, eccetera. Ho detto, ma alla fine sti sfondi non è che siano così terribili, no, da disegnare, cioè li denigravo tanto. E poi comunque appena ho iniziato a disegnare gli sfondi livornesi, ho detto, ok, li conosco talmente tanto bene che è un piacere farli, ecco, quindi Ecco, ormai quindi tu non ho più timori. consiglieresti ai tuoi studenti, nonché a chi ci ascolta e disegna, di cominciare a guardarsi intorno per disegnare gli sfondi, per amare gli sfondi. Assolutamente sì, più che altro fare anche tanto disegno davvero, cioè facevo pomeriggi interi lì sulla panchina a disegnare davvero, che ne so, il Duomo, la fortezza, insomma tutti i posti, più posti possibili più che altro, anche perché disegnare poi sempre la stessa cosa, poi ti fossilizza un po'. Però sì, alla fine l'ispirazione o comunque qualcosa da disegnare si trova sempre, basta comunque sapersi guardare intorno e sapere dove guardare anche, è molto importante. Ecco, invece nel character design che cosa ti ispira? Quando crei un personaggio? Allora, per me creare personaggi è sempre stata la parte della storia che mi piace di più. Proprio, mi piacciono tantissimo i personaggi. Mi ispira, dipende da che personaggio devo disegnare. L'ispirazione la posso prendere da una persona che conosco, appunto il Cippe è uno dei protagonisti del fumetto, magari proprio anche altri personaggi, posso prendere tipo una caratteristica di un mio amico e mettergliela, una caratteristica proprio a livello proprio caratteriale. E metterla a un altro personaggio, quindi mi ispiro tantissimo dalle persone che conosco, oppure da opere che mi piacciono in particolare, film, videogiochi, opere, comunque insomma varie cose, ecco. Però principalmente da persone realmente esistenti che conosco molto bene, ecco. So come si comporterebbero poi all'interno della storia. Ecco, visto che hai parlato di input, prendiamo la palla al balzo. Quanto sei lettore fresco? Abbastanza, Leggi tanto abbastanza. durante la tua settimana? Leggo parecchio, soprattutto negli ultimi anni dove adesso le case editrici stanno ristampando tantissimo, perché una delle poche cose buone della quarantena è stata la voglia di leggere, no? Da parte della gente. Quindi le case editrici stanno stampando tantissimo. Quindi ho avuto la possibilità di leggere anche cose a tempi introvabili, oppure anche opere che non avevo mai letto prima. Quindi negli ultimi anni sto leggendo tanto, più di quando ero liceale o comunque ancora studente. Quindi più adesso di prima sicuramente. E ai tuoi studenti e lettori, cosa consigli riguardo alla lettura? Io dico sempre questo, lo dico sempre ai ragazzi anche a scuola, ma dici di opere o proprio in lettura in generale? No, Aspetta. proprio come consigli di Ah, lettura, nel senso cosa fare Ok. riguardo al prendere ispirazione da Io dico sempre leggere questo. quanto. Leggere la prima volta da fan, un volume, e la seconda volta da studente, ovvero la prima volta te lo godi così com'è, da fan. La seconda lettura in poi cercare di assimilare il più possibile dall'autore che ti piace, eccetera. Però non farlo solamente con un'opera, ma con tutte. Anche perché può esserci, per esempio, il modo in cui ti piacciono gli sfondi di Blue Exorcist, può essere come ti piacciono le espressioni di One Piece, insomma, prendere un po' tutto quello che vi piace e poi mettendo insieme, dopo tanto ovviamente allenamento, potete poi far venire buoni il vostro stile. Però mi raccomando, se volete fare fumetti, dovete leggere tanto, ragazzi, non si scappa, eh? Non si scappa dalla sentenza. Allora, Kika ci chiede, potete mettere il link dove si può ordinare? Si può ordinare dallo store di Manga Senpai, che trovi dal sito di Manga Senpai. E Azzurri ci dice, state usando Clip Studio? Ebbene sì. Ecco, Esatto. parliamo di un argomento che mi sta molto a cuore, Fresco, il tuo rapporto col digitale, perché sai che io sono una digitalista convintissima. Io no. E tu no, esatto, io sono tanto tempo che cerco di portarti al lato Sì. scuro.
con me dal lato di clip. Allora, diciamo che capisco tutto il perché volete portarmi completamente in digitale e so che prima o poi sarà inevitabile, perché non solo per i materiali, ma anche per i costi, e poi i materiali non si troveranno più. Però io adoro fare le cose per il tradizionale, cioè quello che studiai ai tempi è quello che vorrei continuare a fare. Al momento fino all'inchiostri arriva il tradizionale, quindi inchiostro in tradizionale, poi tutto il resto per costi, tempistiche, comodità, faccio tutto in digitale, ovviamente. Quindi effetti speciali, retini, dettagli. Qual è il tuo rapporto col digitale? Ti ci trovi? Qual è la cosa che ti piace di più e qual è quella che ti piace di meno? Allora, la cosa che mi piace di meno è un problema mio, ovvero non riesco, prima di tutto non sono abbastanza veloce quanto sono in tradizionale, ma perché proprio non sono abbastanza allenato a disegnare in digitale. E poi non riesco ancora a trovare un modo per renderle il tutto come se fosse carta, ok? Come, cioè, tutte le volte che lavoro in digitale riesco a vedere subito che l'ho fatto in digitale, forse perché l'ho fatto io, ma riesco a vedere la differenza tra quando lavoro in digitale e quando lavoro in tradizionale. Però comunque alla fine in digitale lavoro già da 9 anni, perché ho preso la mia prima grafica nel 2013, quindi Mi ricordo bene. alla fine comunque ormai l'ho accettato già da tempo, ecco, però continuo a preferire il tradizionale. Ma allora io devo dire per esperienza che c'è un momento, perché anch'io ho fatto la stessa strada, sono stata degli anni sapendo che il digitale esisteva, retinando e tutto. C'è un momento in cui senti che ti chiama, però non è uguale per tutti, non è che tutti prendono la stessa confidenza nelle stesse tempistiche. Io, tra l'altro, faccio un appunto da insegnante che tu sei sempre stato, diciamolo, velocissimo sulla carta, perché io mi ricordo bene quando eri in classe che eri straveloce, io cercavo sempre di tenerti impegnato Sì, perché straveloce ma finivi. anche non preciso, per niente preciso, cioè la velocità Vabbè, non ripaga, quindi parliamo di piatti che ti sì. evocano brutti ricordi, Madonna. perché c'è stato un giorno in cui l'ho tormentato disegnando piatti, quindi che Sì. Lo fresco, mi sa che si ricorda ancora nei suoi incubi. Le ricordo, mani, sì. Le le mani. mani, 100 mani in un giorno, sì, me lo 100 mani ricordo. in un giorno me la ricordo benissimo, sì. Anch'io me la ricordo. Franci chiede, per il tuo manga hai lavorato interamente in digitale o hai usato anche il tradizionale? Come dicevo prima, esattamente come ho detto prima, matite e inchiostri tutto a mano e in digitale poi tutto il resto. Scansione e poi tutto il resto in digitale. Sofia che ti dice bellissimo il personaggio. Grazie. E parliamo un po' di te come studente. Com'è stato per la prima volta approcciarsi veramente alla tecnica del manga? Allora, è stata, io lo considero sempre tremolante, perché avevo la mano che mi tremava completamente, soprattutto nei primi tempi con il pennino e tutto. Però è stato anche allo stesso tempo illuminante, perché era una delle prime volte, sì, anch'io prima leggevo manga e poi cercavo di capire, però non sapevo come capire le cose. E da quando ho iniziato a fare i primi corsi con te, che ormai sono quasi 12 anni fa, Sì. iniziai veramente a capire come farle le cose, perché le cose le vedevo. Capivo più o meno cos'era quello che vedevo, ma non capivo come farle. E appunto l'inchiostro, l'anatomia, il pennino, tutto, veramente tutto è stato davvero illuminante, è stata la salvezza e sono contento di non aver fatto niente da autodidatta, perché non so se ce l'avrei fatta da autodidatta. Ecco. Sempre, consiglio sempre insegnanti perché almeno possono aiutare gli studenti. Sì, Tanto beh, cioè, sono già si crea abbastanza. un rapporto che poi è anche bello in realtà, perché devo dire una cosa, una delle cose più emozionanti per me, tu fresco, non so se te l'ho mai detto, ma è stata essere davanti a Matsuda, che è stato il mio maestro e anche il maestro di fresco, Sì. che è stato il maestro di Kate e di tanti di noi. Però ecco, avere gli allievi, presentare i propri allievi al maestro è un'emozione, è una cosa che ti completa come insegnante, ti fa sentire bene. Quindi è uno dei ricordi sicuramente più belli che abbiamo in comune. Qual era la tua materia preferita quando studiavi? Forse inchiostrazione. E perché? L'inchiostrazione è sempre stata
Per me è la parte più rilassante quando vado proprio a fare la tavola. Anche il character design, sempre, si torna sempre lì. Però l'inchiostrazione, il pennino, l'inchiostro, il fazzolettino, i vari tipi di inchiostri, infatti è per quello che ancora voglio continuare, perché mi piace troppo. Cioè mi diverto, ecco, mi diverto troppo. È un esercizio che è molto rilassante, in effetti, quando uno ci prende la mano, perché i primi tempi sono sempre un No, po' duri per terribile. tutti. Prima volta è terribile. Ecco, questo mi piacerebbe anche che tu ci parlassi un po' delle tue difficoltà quando hai cominciato a studiare manga, perché gli studenti o chi ci guarda, prima di entrare ai corsi pensano sempre che appunto voi mangaka italiani che ormai avete una serie, quindi avete scioltezza nel disegnare, facilità nel creare personaggi, siete sempre stati così. Ma io che vi ho visti quando avevate la loro età so che non è così. Ci racconti un po' quali sono state le tue difficoltà maggiori quando hai cominciato a studiare veramente il manga? L'anatomia è stato il primo, perché facevo delle donne gigantesche, super muscolose, e non riuscivo a renderle donne, mi ricordo. E più ne disegnavo accanto, e più mi dicevi che erano troppo mascoline, e io non capivo, perché per me erano già troppo piccoline quelle che disegnavo. Un'altra difficoltà grande per me sono stati i retini. I retini le prime volte sono stati un incubo, perché non riuscivo proprio a tenere in mano il taglierino. Era veramente impossibile fare un segno preciso. Poi anche quelli col tempo ho imparato ad apprezzarli. Però le prime volte fu un incubo. Ricordo ancora il rumore terribile del trincetto sulla carta, i buchi nella carta, i Io mi banchi ricordo quando vi dicevo, grattati. ascoltate il Eh rumore sì, del taglierino, deve sinfonia dei grattare, trincetti. non deve stridere come una puntina su un disco. Esatto. Però sì, forse i retini sono stati la parte peggiore, Mi del aspettavo tradizionale. i piatti, devo dire, i piatti e le No, vabbè, ma quello era forchette. tutto a livello di apprendimento. Cioè, sì, quella è una cosa più precisa, piatti, mani, che entrano sempre nell'anatomia, però i retini li odiavo tantissimo, tantissimo. Allora, Lello chiede, ci sono mangaka che hanno influenzato il tuo stile di disegno? Voglia. Io fino a 13-14 anni fa provavo ad emulare lo stile di Toriyama, perché l'ho sempre adorato lo stile di Toriyama. Però col tempo, un po' da Kishimoto, un po' da Inoue con Slam Dunk, un po' da Oda, un po' da Kazuhei Kato di Blue Exorcist, e negli ultimi 6-7 anni Urasawa, che è diventato il mio autore preferito, ho pian piano visto uno stile mio, diciamo, che viene fuori. Però sì, le maggiori ispirazioni sono state questi autori qua che ho detto. Ecco, questa è la domanda che poi tanti giovani si fanno, lo stile personale, questa cosa che sembra una creatura mitologica e tutti inseguono, ma in realtà si sa che ci vuole del tempo. Il tuo in quanto tempo l'hai considerato sviluppato? Contando che non mi piace ancora lo stile che ho, io forse ho visto i primi accenni dopo 3 anni, più o meno, nel 2013. Più o meno iniziai a vedere qualcosina che dissi, ma mi piace come è venuto questo tipo di occhio, questo tipo di naso, però prima ero veramente acerbissimo, ero tutte le menti storti, non ho identità zero completamente, però nel 2013 ho iniziato più o meno a vedere venire fuori qualcosa. Ecco, e poi abbiamo un'altra domanda tecnica, questa rispondo io. Nella vostra scuola usate la tavoletta grafica? Usiamo entrambe le cose perché si parte, diciamo che di preferenza si parte con le cose fatte a mano perché c'è un motivo, ci sono dei motivi proprio di allenamento. Però sì, usiamo anche la tavoletta grafica perché ci sono i corsi di manga digitale, quindi invito poi a vedere diciamo, la scelta di corsi di Lucca Manga School, ovviamente la trovate nel nostro sito. Il Pushi chiede, ci sono dei mangaka invece che hanno influenzato il tuo modo di raccontare? Oda è stato il primissimo, è stato il primo in assoluto, perché mi piacevano proprio i tempi comici di One Piece quando era ancora studente, ovviamente.
tempi comici, espressività dei personaggi, come gestiva le varie tempistiche all'interno, il Kishotenketsu all'interno dei capitoli, anche se ora lo trovo completamente caotico, ormai da Oda non guardo più niente perché è diventato caos totale One Piece. Però sicuramente Oda per i dialoghi, Urasawa tantissimo da quando ho iniziato a leggere Urasawa. E principalmente credo siano stati loro, anche Toriyama, ma più per i combattimenti, anche se mi sono completamente staccato dallo stile di Toriyama. Però sì, a livello di storia, building dei personaggi, eccetera, Oda è stato uno dei maggiori e ultimamente Urasawa, anche se faccio Shonen, lui fa Seinen, però prendo tantissimo da lui, più che altro la naturalezza, come interagiscono i personaggi tra loro. Ecco, a te piacerebbe fare Seinen prima o poi? Sento che è il prossimo step perché iniziano a pesarmi i combattimenti, ma veramente tanto. E te ne sarai accorta di tanti volumi che ci sono tante chiacchiere negli ultimi volumi di Pesanti Toriyama. in senso tecnico o in senso che ti annoiano? Non mi piacciono più come prima, purtroppo. Ai. Quindi sento il bisogno di vedere più personaggi che parlano e dare più importanza a sfaccettature psicologiche o comunque al mood di tutto che al combattimento, comunque alla crescita che c'è nello shonen. Quindi prima o poi ti vedremo su un seinen. Più prima che poi, eh? Spero di essere la tua editor ancora. Andiamo, andiamo. Allora, Lello chiede: come mangaka ti senti ormai completo o pensi di dover ancora migliorare in qualcosa? Questa è la domanda che, vabbè, io Percentuale di conosco. completezza 0,05% al momento, non ci siamo proprio, non ci siamo Poi proprio. diciamolo, Cioè, tu sei ma cresciuto non alla scuola del credo, perfezionismo, sì, non quindi credo di perché arrivarci mai, mi sembra credo molto che una delle strano. cose che hai preso da me come insegnante è il perfezionismo. Sì, ma più che altro Perché? mi sembra molto dura arrivare allo stadio finale, sempre parlando in chiave shonen, quindi No, vado beh, molto ma lungo. parliamo anche un po' da noi insegnanti. L'eccellenza è una cosa che tutti poi inseguiamo perché è lo scopo a cui come fumettisti vorremmo arrivare. Da una parte sappiamo che non la raggiungeremo mai perché non finiremo mai di crescere. No, impossibile. Dall'altra, però, è sempre quella cosa a cui tendere per cercare di migliorare sempre il proprio lavoro. Poi, ovviamente, il perfezionismo deve essere calibrato anche da un sapersi fermare, immagino, perché c'è il momento in cui, ovviamente, tu vorresti fare ancora ritoccare quel dettaglio, allora lì arriva l'editor che dice: no, fermati, ora basta, si Ah, va in sì. stampa. Perché altrimenti, cioè, deve esserci anche un equilibrio tra quanto vorrei fare meglio e quando è il momento di dire ok, però adesso devo anche pubblicare e buttarmi. Qual è stato per te il tuo momento in cui hai deciso che eri abbastanza maturo da provare a pubblicare il tuo primo manga? È stata una decisione molto coraggiosa perché non mi sentivo ancora pronto, ma zero, completamente zero. Però appunto erano gli albori di Manga Senpai, si parla del 2014, dissi, proviamo, vediamo che succede, insomma, alla fine il peggio è che mi dicano di no, cioè che mi possano fare. E niente, ho mandato dei plot e dopo quasi 4 anni dall'inizio degli studi ho pubblicato la prima opera, prima su fanzine, insieme a Miu, Cici, insomma su Yutan, e poi da solo proprio come pubblicazione nel 2014. E ovviamente Friends ci chiede: già pubblicato To Live or Not? Sì, sono già usciti i Sì, primi due volumi siamo già che qui. trovate sullo store di Manga Senpai. Ecco, ora qui arriva la domanda: il tuo stile ha qualcosa di occidentale? Ti sei ispirato a qualche autore occidentale che ha integrato il tuo stile? In realtà no, direi. No, ma di la verità al momento no. Quando ero piccolo disegnavo tutto Disney. Per me Claudio Sciarrone, autore Disney, continua ad essere uno dei miei autori preferiti. Però da lui per fare manga non ho preso niente. Ci sta che evolvendomi qualcosa sembri occidentale, ma non c'è stata assolutamente l'intenzione di farlo diventare occidentale.
E ora arriva la domanda che io aspettavo. E di webtoon amando più il tradizionale, ti piacerebbe crearne uno? A me sì, piacerebbe che lo facesse. Io non ne so niente di webtoon, ragazzi, sono completamente ignorante. Non ho mai neanche letto uno. Prima o poi ti porterò anche Non di lo me. so. Dovrei provare, ma non lo so. Sarebbe bellissimo, fresco, facciamolo prima o poi. Boh, non si sa mai, però non Allora, saprei. hai altre domande? Franci chiede, mentre lavoravi al tuo manga ci sono stati dei momenti di stallo? Se sì, come li hai affrontati per superarli? Ti sei dato degli obiettivi? Ma mi davo tot tavola al giorno come obiettivo, che dovevo fare assolutamente, senza temporeggiare e senza perdere tempo, comunque trovare scuse. Ci sono i periodi di stallo, assolutamente sì, periodi in cui vorresti strappare tutto quello che fai, però d'altronde una volta che inizi a pubblicare, una volta che comunque il pubblico ti dà fiducia, non ti puoi permettere di fare capricci, insomma, e perdere tempo, ecco, devi assolutamente farlo anche per loro, perché d'altronde la storia è per loro. Ci sono, ma devi continuare a disegnare, è l'unica. Ora ho una domanda io. Quanto è motivante per te sapere che qualcuno leggerà? Perché tu sai, ovviamente, essendo insegnante, che essendo anche stato studente, che lo scrivere è una cosa che nella scuola impari a farlo per il tuo lettore, cioè c'è proprio Esatto. questa impostazione del creare un manga perché sia letto. Com'è il tuo rapporto con i lettori? Cioè, ti motivano tanto il fatto che quella tua Certo. storia sarà letta da qualcuno? Anche perché se no è tutto inutile. Se non ti legge nessuno, che fa le cose per te, basta. Alla fine, anche per sapere se effettivamente va bene, se piace, c'è sempre bisogno di qualcuno che ti legge. E sono contento che Tullibornotto comunque abbia raggiunto una grande parte di pubblico in Italia. Quindi sono molto contento. Cioè, senza lettori, alla fine non ci saremmo noi, perché chi ci leggerebbe altrimenti? Cioè, sarebbe assai difficile farsi conoscere e pubblicare, insomma. Alla fine siamo mangaka perché raccontiamo una storia. È certo. Ecco, questa è una domanda interessante che ti vorrei fare. Appunto, si pensa che fare un manga sia disegnare bene, ma ovviamente invece sappiamo che la parte di scrittura è altrettanto importante perché Esatto. ovviamente si scrive per raccontare una storia. In te che cosa è nato prima? La passione per il disegno o la passione per il raccontare? Disegno assolutamente. Disegno, ma per tantissimo tempo, per tantissimo tempo io disegnavo e basta. Poi c'è stato un periodo in cui alle elementari iniziavo a fare striscette molto Topolino. E iniziavo comunque a fare appunto queste storielle, questi personaggi veramente abbastanza discutibili anche tra loro, che interagivano. E poi, da una volta che ho iniziato a leggere manga, effettivamente nel 2002, ho iniziato a dire: ok, io i personaggi che faccio voglio mettergli una storia, cioè non voglio sprecarli così da fare l'illustrazione, eccetera. Quindi da 20 anni in poi praticamente quello che voglio fare è raccontare storie, insomma. E saper disegnare bene non vuol dire nulla, perché c'è Isayama dell'Attacco dei Giganti come esempio, che insomma, bellissima storia, disegni, insomma, però comunque ha fatto il successo che ha fatto. Ma la storia. Allora, io spezzo una lancia perché insegnando sceneggiatura per me sai che questo, su questo tema mi è molto caro. La storia ha una grossa importanza perché un Appunto. manga, cioè ovviamente ci vuole un livello qualitativo minimo anche nei disegni, però un Certo. livello qualitativo minimo non è che necessariamente sia il disegno con l'anatomia perfetta per tutti, specialmente perché gli esordienti, diciamolo francamente, molti paragonano gli esordienti giovani a mangaka con 30 anni di esperienza e pretendono il livello di 30 anni di esperienza, ma gli esordienti anche in Giappone non hanno assolutamente il livello dei manga mainstream più famosi che si vedono qua. Chiaramente, però, una buona storia costruita molto bene, a volte regge anche un disegno immaturo. Sei d'accordo? Vero? Sì, sono d'accordissimo. Alla fine è la storia che porta avanti il tutto. Cioè, saper disegnare bene, assolutamente sì. Cioè, serve,
comunque far vedere cosa succede, però la narrazione è tutto, sono pienamente d'accordo. Lello ci chiede una domanda che abbiamo risposto prima, ma comunque glielo ridiciamo. Com'è stato il momento illuminazione in cui hai pensato di creare questa storia? Cioè, come ti sei sentito? Ecco, mettiamo anche È questo. stata una scena assai bizzarra. Ero in treno in Giappone e distrutto, completamente distrutto. E stavo guardando le pubblicità. Non so se sapete, sui treni giapponesi è pieno di pubblicità, pieno zeppo. E c'era sto ragazzo che nuotava. C'era questa pubblicità di questo bibita, non energy drink, non so bene cosa fosse. E c'era questo ragazzo che nuotava. E io ho pensato, ma sta nuotando dalla stanchezza, ho detto, sembra che stia nuotando nei fossi di Livorno. E da lì ho detto, in effetti nessuno ha mai scritto una storia di un tizio che nuota nei fossi di Livorno. E paradossalmente il capitolo 2 su Livornotte poi è stata Pensavo proprio a l'ispirazione, è quello. stata entrare in Giappone, sì, infatti. Allora, Katie mi dà ragione sul webtoon. Deve passare al lato oscuro della forza. Fresco, prima o poi ti ci prendo. Kika, Però. invece, Kika Kinzaku Kawaii chiede: hai seguito un ordine di lavorazione in particolare? Dopo aver scritto la storia, come hai proseguito? Allora, primissima cosa che ho fatto è fare le foto. Appena tornato in Italia, ho fatto le foto. Poi mi sono fatto ricerche su leggende, folklore livornese, eccetera. E nel frattempo abbozzavo i personaggi, proprio a mano, cioè a disegno, niente background, niente di niente. Una volta che più o meno sapevo cosa voler mettere e cosa raccontare, a quel punto ho iniziato prima a fare delineazione dei personaggi, poi background generale di Livorno, eccetera, e da quel momento in poi non ho più scritto niente. Faccio tutto a memoria, non ho niente di scritto. Ho solamente la lore, come si dice ora, del fumetto scritta e basta. Per il resto poi Tu vado passi tutto. direttamente al Sì, name, esatto. Sì. senza sceneggiatura, queste Senza brutte abitudini sceneggiatura. che prendi dai tuoi maestri. Al massimo mi annoto delle cose, per esempio, in questo capitolo succede questo, 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 basta, ma tipo tre parole, basta. E poi faccio tutto su NameNotes. Questo ovviamente diciamolo perché anch'io lo faccio, ma questo è il metodo, non fatelo a casa, No, nel no, senso. assolutamente no, non lo sto dicendo di Lo farlo. facciamo noi perché è tanto tempo che lo facciamo, ma Sì, quando no, si è. prima scrivevo tutto, certo, Ma sì. mi ricordo perché posso testimoniare che prima scriveva tutto. Sì. Perché ovviamente, i primi tempi è più difficile lavorare così, diciamolo, perché prima che qualcuno pensi che questo è il metodo con cui puoi cominciare a fare sceneggiatura, all'inizio è meglio scrivere tutto. Mi ricordo bene che sì, all'inizio si lavorava su scadenze molto più lunghe, scrivere bene tutta la sceneggiatura. Poi ora ovviamente con le scadenze del lavoro c'è anche un fatto di dover andare veloci, perché chiaramente non sono più, cioè lavorare non è la Certo. stessa cosa di quando si studia. Parliamo anche di questo. Ecco, che differenza c'è stata per te, Fresco, tra le cose che facevi per scuola e trovarti nel mondo del lavoro, quindi con delle consegne vere e proprie? Le cose che facevo le scuole le facevo per me, per imparare a farle. Quindi qualsiasi storia io scrivessi era roba che mi piaceva veramente tanto. Cioè, doveva piacere principalmente a me. Poi, da quando ho iniziato a pubblicare, ho dovuto iniziare a capire anche i gusti del pubblico, cioè informarmi di più su quello che piace, sul tipo di shonen che piace, anche perché alla fine shonen faccio, e quindi il pubblico è la priorità al momento. Ovviamente io dico sempre di disegnare quello che piace anche all'autore, perché altrimenti, insomma, non è divertente quel lavoro, però pensare anche a chi ti legge, perché, insomma, alla fine è tutto, come si diceva prima, il pubblico è tutto. È un equilibrio tra le cose che piacciono a te e quelle che piacciono al pubblico, perché Esatto. vanno un po'. Chiaramente uno è difficile che scriva qualcosa che non sente veramente. Poi, secondo me, in tu Livornot tu ci hai messo molto di quello che senti, perché si sente. Certo, sì, assolutamente. Quando lo editi si sente la passione, si sente che non è un fumetto scritto solo per fare dei bei disegni o per scrivere una bella storia, ma si No, sente che ci hai messo proprio il cuore. sì, Però è certo. anche vero che appunto c'è il pubblico, scrivi per un pubblico, quindi penso che sia importante anche considerare questo aspetto. Allora, Certo. qua mi dicono, allora, Lucrezia che somiglia a un allenatore Pokémon.
Ecco, Ok. parlaci del... Ma a parte che tu sei un grande giocatore di Pokémon, diciamolo. Più altro appassionato, sì, giocatore, sì, esatto. Sì. Anche quello da quando uscì in Italia, da 22 anni ormai, quindi per Ti hanno me i ispirato un Pokémon po' sono tutto. nel tuo modo di creare design? Più che altro per i mostriciattoli, sì, prendo tanto da Pokémon, ma è anche inevitabile perché, appunto, essendo una cosa che mi piace da ormai 22 anni, per me il monster design dei Pokémon è la cosa principale. Cioè, bellissimi giochi. Bellissimo, acchiappali tutti, tutta la filosofia di Pokémon, le battaglie, però il monster design per me è la cosa principale. Difatti, sono contento che negli ultimi giochi Pokémon sono rimasto molto soddisfatto del monster design. E inevitabilmente qualcosa prendo, sempre comunque. Qui ci dice Kika, grazie, mi consola sapere della narrazione. Cercherò di impegnarmi in tutto, ma devo fare una super narrazione. Sì, ragazzi, la narrazione è Sì. importante. Già di Scribbles dice: io farei Sailor Ruggine. Qualcuno è alle live di martedì. È uno shonen con un futuro. Sì, Qualcuno sì. era alle live di martedì. Bugio chiede: entrando di nuovo nel tecnicismo, quali sono i software validi oltre a quelli che usi? Clip, Clip. basta. No, allora esistono diversi software di disegno digitale. C'è Medibang, Procreate. c'è chi usa Photoshop anche, però Sì. Clip per me è Sì. più completo. Per fare fumetti, clip, assolutamente. Per illustrazioni su iPad c'è anche Procreate, che non è per niente male. Procreate. Però clip, io consiglio sempre clip. Ora, questa è un'altra domanda difficile. Molti personaggi nel manga sono presi da personaggi reali. Come hanno reagito quando ch hai chiesto se potevi inserirli nel manga? Allora, il Chip, che è l'aspetto di Pip, di un personaggio ispirato al Chip, ma anche di tanto. E lui lo contattai quando ero sempre in Giappone. Cioè, mi venne in mente l'idea, 2 giorni dopo dissi no, ho bisogno di un rastone. Perché a Livorno ai tempi c'erano tantissimi rastoni. Anche solamente per Ovo Sodo, che è un film molto famoso, ambientato a Livorno, dove c'era anche lì il rastone. E ha detto, io ho bisogno assolutamente di un rastone. E mi è venuto a mente questo ragazzo che vidi su internet, che era il Chip, e che vedevo spesso anche a Livorno. Ho detto, no, ok, ho bisogno di lui. L'unico rastone che voglio è lui. E l'ho contattato e mi disse, tranquillo, vai. Però non aveva molta fiducia, secondo me. Mi disse, cioè, secondo me avrà pensato, questo è il primo che arriva, mi chiede sta cosa e chissà che fa poi. E invece poi l'ho portato il volume al Chip per fargli vedere che, insomma, ero serio in quello che facevo. E invece i personaggi che si vedono appunto da Gagarin, dove fanno il 5-5, loro, anche loro sono realmente esistenti e sono realmente loro all'interno del fumetto. È stato bello perché la prima volta che ci sono andato l'ho chiesto il permesso, anche loro mi hanno visto, mi hanno guardato un po', vabbè, così, e mi hanno detto, mi raccomando, facci brutti, questo è stato il loro augurio, e io, speriamo di no, vediamo. Insomma. E poi, qualche mese dopo, sono tornato con il volume, erano contentissimi, comunque, sono appesi il disegno in negozio, insomma, sono rimasti molto contenti. Quindi solo positività ho ricevuto per adesso. Poi non credo si vedranno altre persone realmente esistenti. Kika chiede di nuovo, ma poi l'hai proposto tu a un editore, come sei riuscita a pubblicare con un editore? Io inizialmente su Livernotto l'ho pubblicato online da solo, i primi due capitoli, 2 anni fa, e ci sono ancora sulla mia pagina, De Fresco, De Fresco su Facebook, ci sono ancora i primi 3 capitoli su Livernotto. E niente, appena pubblicato il secondo capitolo mi contatta Manga Senpai, con la quale avevo già fatto un fumetto anni prima, e mi disse, che facciamo con sto tuo Livernotto? E io, ditemi voi. E da niente, da lì comunque abbiamo iniziato a progettare il tutto e ormai un anno fa, febbraio 2021, è uscito il primo volume. Ora qui arriva la domanda di nuovo tecnica. In fase di revisione del manga, è capitato di rifare delle parti o scene che non convincevano? Mi pare di Io me no. ne ricordo almeno una, che però è uno spoiler dell'ultimo capitolo del volume Allora, 2. io mi ricordo una motivazione da mettere all'interno della storia, però le tavole sono rimaste qui, cioè è stata aggiunta una tavola magari, sono state Sì. aggiunte 2 tavole, però non è mai stato cancellato niente, mi pare.
No, c'è stato più cambiamenti, per esempio, nei Sì. dialoghi. Io sono molto Sì, sì, pignola sì. sui dialoghi, fresco, diciamolo. Sì, no, Quanto sono giusto. stata Sì, sì. orribile con i dialoghi da 1 a 10, che te ne ho No, non è cambiati vero. Non è vero, non è mille. vero, è giusto. E, invece, sulla storia me ne ricordo almeno uno io, verso la fine, che c'è stata appunto, aggiungiamo più motivazione di una cosa che il lettore deve Sì. sapere. Non possiamo dirvi qual è, perché No. altrimenti quello è uno spoiler grosso del secondo volume. Però diciamo che riguarda l'ultima parte del volume 2, in cui c'è stato un oggetto che si doveva spiegare meglio, e quindi lì c'è stato Sì, aggiunto sono l'elemento. d'accordo. Ma infatti appena me l'avevi detto, poi pff, illuminazione. Giustissimo, giustissimo. No, però ecco, io devo dire la mia, ovviamente lavorare insieme su questo volume è stata un'esperienza bellissima, perché noi ormai ci si conosce da Sì. quanto, 12 anni. 12 anni, sì. 12 anni io fresco l'ho tenuto a scuola, a lezione, quando era giovanissimo, i primi disegni, dei primi frontali e prime facce, e sinceramente editare uno studente che è cresciuto così tanto è un'esperienza bellissima. Poi ovviamente è chiaro che si crea anche un rapporto di confidenza, di amicizia, si ride, si scherza. Certo, sì. Parliamo dell'editing del volume 2. Serate passate a fare l'editing del volume 2 Ah, col sì. computer che non voleva collaborare. Madonna. Tuttora gli Non aggiornamenti collabora. che dovevo fare, no, no, gli aggiornamenti che dovevo fare a novembre li ho messi in sospeso perché non li vuole fare assolutamente. Perché Però durante sì, la fu. lavorazione di Tulip or Not 2 c'è stato questo momento di revisioni intense la sera, e con questo computer che non voleva collaborare in nessun modo. Nada. Capita anche questo. Sì, assolutamente. E Voleva fare gli quindi. aggiornamenti e noi non li abbiamo fatti fare, lui si è offeso e ha iniziato a fare come pareva lui. Ha iniziato a fare confusione. Quindi è stato un po', sì, quella è stata forse la serata più faticosa di tutta la lavorazione del volume 2. E invece c'è un capitolo in particolare che mi è piaciuto molto editare in questa cosa. Anche se io ti dico la verità, mi ci sono rivista un po' da ragazzina, Ah, che è il ok. capitolo, perché in questo volume entra in scena la gang degli otaku. Prima mi chiedeva la chat: tu quanto c'è di te negli otaku? Io devo dire, c'è un bel po' di me da ragazzina, eh. E poi vabbè, lì non spoileriamo perché c'è stata una sorpresa. Tu mi hai colto di sorpresa mentre stavamo editando il name. C'è stata una scena che io non mi aspettavo, e quando l'ho vista ho riso veramente Ho tantissimo. capito a cosa ti riferisci, Esatto, sì. non possiamo dire No. nulla per non fare spoiler, però c'è stato un momento Sì. che ha sorpreso anche me. E di solito quando l'editor ride o si commuove è buon segno. Però Non è io. fondamentale per la trama questa scena, però la lasciamo, stiamo Allora, zitti. io mi ci sono rivista tantissimo comunque negli otaku quando avevo boh, forse 13-15 anni. Punto, appunto, sì. E quindi sì, è stato. Com'è stato per te scrivere quel capitolo? Cioè, raccontare un'estremizzazione di quello che alla fine siamo anche noi un po'. Allora, è stato molto facile per i personaggi. Il problema è che non sapevo bene come accoglierlo. Credo di averlo iniziato almeno 3-4 volte quel capitolo, cosa che neanche te sai. Il name avrò iniziato almeno 3 o 4 volte. Perché non riuscivo a trovare l'inizio giusto, una cosa del genere, però avevo tutto in testa, avevo completamente tutto in testa quello che volevo fare. E una volta superato il blocco dell'inizio, fino a che loro non arrivano, fino a che loro non si vestono, io dico solo questo, basta. Poi da lì avevo già tutto in mente, è stato facile, però insomma, è stata dura, all'inizio è stata molto dura. Lello dice: comunque sappi che nella mia libreria personale tengo la mia copia del volume di fianco all'ultimo volume dell'Evergreen di Dragon Ball. Mamma santa, ah, è responsabilità questa, eh? Una bella responsabilità. Però Ma grazie, messa accanto fresco, a Toriyama. devo dire che
Su Livornot, il volume di Su Livornot insieme a quelli di Devil Joke occupano un posto abbastanza particolare anche nella mia libreria, perché Non ho sentito l'ultimo nome, scusa, non ti Devil avrei Joke, capito. no, allora Devil Joke, tu so che sei perfezionista, quindi non sei mai contento di quello che fai, ovviamente essendo il tuo volume d'esordio ci ritroverai mille difetti, però io ti posso assicurare che quando l'ho letto io, per me è stata un'emozione enorme vedere Devil Joke in fumetteria, ero in fumetteria. Al tempo stavo a Bologna, ero in fumetteria, ho aperto questo volume e mi sono venuti i lucciconi, perché Anche è stato, lo so che a te non piace, sappiamo che a te non piace, però per me da insegnante è stato veramente emozionante vedere stampato il primo fumetto. Tu sei il mio secondo allievo che ha debuttato, quindi è stata sì. veramente un'emozione. Franci dice: intenzione di fare anche un box per contenere i due volumi, come è stato fatto per The King of Balls. Quella è parola di Manga Senpai, non Ecco, c'entro niente. questo non possiamo rispondere perché non è nelle nostre. Intanto vedo che tu sei andata avanti hai un metodo di lavoro veramente veloce. Quanto ti impiega più o meno completare una tavola? E quante Una ne completi tavola. al giorno? Allora, io solitamente quando devo fare le più comoda, quando devo fare le tavole, almeno inchiostrarne 5 al giorno. Almeno. Dipende poi che tavola è. E dipende anche da quanto tempo mi deve prendere. Per esempio, se è una tavola di dialogo, da prima avevo preparato un pochino di tavole. Se è una tavola di dialogo, tipo questa, faccio abbastanza presto. Però tipo quelle con gli sfondi, tipo questa qua, con tutto lo sfondo di Livorno, cerca reference, vai su Google Earth, guarda la città dall'alto, l'angolazione e tutto, è veramente tosta. Io vorrei far notare la quantità di lavorazione che c'è dietro una tavola come questa, eh. Tu sei Questa mi ha molto preso un po' pugnolo di nel giorni, eh. Mi lavorare. ha preso veramente tanti giorni, almeno 2 o 3 giorni solamente di inchiostrazione me li ha presi. Infatti la facevo un po' alla volta, cioè non ho fatto solamente questa. La sera però mi mettevo lì e facevo tettini, le finestrine, insomma. Tu, Via. diciamolo, sei anche particolarmente veloce per rapporto alla media. Come mangaka, perché considerando Mi che sono lavori poi a mano. velocizzato col tempo, mi sono velocizzato soprattutto cercando di minimizzare le bozze a matita. E poi col tempo, facendo prove a tempo, mi mettevo il timer per inchiostrare tot personaggi, tot espressioni, tot sfondi in tot minuti, e per forza di cose poi uno si velocizza, anche perché le scadenze poi, insomma. Ecco, qual è l'esercizio che secondo te ti ha cambiato la vita a livello proprio di imparare a disegnare? Secondo me è stato l'esercizio di stile, ovvero prendere occhi, nasi, bocche da autori che mi piacciono, ridisegnarli per paginate intere e cercare poi di mettere insieme il tutto e creare uno stile tuo. Quella è stata una cosa che non sapevo prima di iniziare a studiare e che forse dovevo capirla già da me, ma Ma le scuole ci sono per sì, questo, siamo qui infatti. apposta per questo. Antin dice: si può pubblicare in Giappone se sei italiano? Questa è la domanda difficile, Se sei perché. italiano e sai il giapponese e sei disposto a dare tutto te stesso per il manga, dopo tot anni di prove, assistenti e tutto, sì, però devi sapere benissimo il giapponese, ma quasi a livello di un madrelingua, perché loro lì, traduttori, no. Quindi sapere il giapponese perfettamente è il primo step. E poi deve averci qualcosa che loro non hanno, qualcosa che loro non hanno ancora scritto, qualcosa che gli piace di diverso per farti pubblicare. Qual è secondo te quella caratteristica che solo noi italiani possiamo dare al manga che in Giappone ancora non c'è? Secondo me il livello proprio di comunicazione, perché loro sono molto schematici, ok? Anche a livello come interagiscono tra loro i personaggi, e la nostra lingua, essendo molto colorita, più che altro anche tradizioni, usanze e tutto,
messe all'interno di un contesto nel manga potrebbe piacergli, anche perché loro adorano l'Occidente, soprattutto Italia, Francia, sono completamente innamorati dei nostri paesi. Quindi se noi riusciamo a mettere un po' di noi stessi, prima di tutto, un po' della nostra nazionalità all'interno del fumetto, sono convinto che a loro piaccia veramente tanto. Ma infatti quando portai appunto la storia dei gladiatori, loro rimasero affascinatissimi. Non sapevano cosa fossero i gladiatori, eh? Non ne sapevano assolutamente niente, però vedere gli sfondi italiani, il modo in cui parlavano i personaggi, li piacque tantissimo. Ora ti faccio Comunicazione. io una domanda veramente difficile. Se per assurdo tu riuscissi a pubblicare un manga in Giappone e avessi Sì. carta bianca sull'argomento, cosa Sì. sceglieresti? O comunque sempre qualcosa legato all'Italia, quindi o qualcosa di cucina, però sempre legato all'italiana, o rispolvererei la storia sull'Accademia di Gladiatori a livello moderno, perché l'avevo ambientata ai giorni nostri, oppure qualcosa di completamente diverso, tipo, c'ho una storia che mi piacerebbe pubblicare anche da tantissimi anni, sugli Onironauti, sul sogno lucido, interpretazione del sogno, tutta quella roba là che può essere che possa piacere, non lo so, eh. Però se avessi carta bianca farei queste storie qua, sì. Kika chiede, consigli per chi è lentissimo, perché si perde a rifare e rifare le stesse cose perdendo tempo infinito. Come ho detto prima, ti metto in timer e fai disegni, disegni, cercando di stare in quel tempo lì, e poi ovviamente appena riesci a tenerti all'interno di quella tempistica, abbassi il timer. Tipo parti da 5, 4 minuti, 3 minuti e così via. Più che altro semplificare lo sketch, semplificare le bozze vuol dire tanto. E l'esercizio invece, io ti ho chiesto l'esercizio più utile, ma non ti ho chiesto qual è stato l'esercizio che ti ha messo più in crisi in assoluto durante i tempi dello studio. Disegnare piatti, forchette, coltelli, è stato No, l'incubo. raccontala tu questa perché L'incubo, perché voglio allora, il prima tuo che punto di vista. Uscisse Food Wars, io volevo fare una storia ambientata nell'Accademia di Cucina. Se la facessi adesso, so già cosa direbbe la gente, è copiato, insomma, tutta quella. No, ma posso testimoniare che già nel 2010 lui scriveva questa storia di cucina, quando studiava. Però a me piaceva fare questa storia di cucina, personaggi tra loro, perché i miei piatti, le mie forchette, i miei coltelli non erano così belli. E te, mi ricordo, una volta ti arrabbiasti molto e mi dicesti che dovevo imparare assolutamente a fare per bene piatti, forchette, Le coltelli, mie cucchiai. parole esatte furono: fresco, Sì. non è morale che uno che disegna come È te mi vero. faccia questi piatti, perché tu disegnavi dei personaggi stupendi, poi i piatti Sì. non è che non li sapevi disegnare, si vedeva proprio che devo disegnare un piatto, vabbè, facciamolo nel meno tempo Sì, possibile. vabbè, erano piatti futuristici nella mia testa, Erano quindi. piatti futuristi, molto futuristi, Sì. dicevi. Comunque, niente, da quella volta lì, credo per 3-4 lezioni di fila, mi procurasti materiali, proprio manuali giapponesi di cucina, pom, sul banco, e dovevo ricopiare sti piatti, con tanto di roba dentro, cioè non solamente piatti, con tanto di mangiare all'interno dei piatti. Fu Però io mi doloroso, molto ricordo doloroso. anche un'altra cosa che ti ho detto in quell'occasione e che ci tengo a far sapere un po' anche ai nostri studenti. Quando un sensei è un po' esigente con voi ed è severo, la severità, ragazzi, è una dimostrazione di stima. Vuol dire che si fida talmente di te, sa che tu sei capace di farlo, che vuole che tu lo faccia, vuole che tu superi un limite perché sa che puoi superarlo. Io mi ricordo benissimo questa cosa, infatti avevo ragione, mi sembra. Sì, Ormai i non l'ho più piatti non fatto, penso che piatti, da siano quella più un volta lì. problema per te. No, infatti Poi non si sa perché 5-5. abbandonai la storia sulla cucina, no, ovviamente poi passai No, anche lì, insomma, non mi piaceva più il la storia. 5-5 però ti è venuto bene, eh? Ti ho fatto venire Sì, fame. insomma, ce l'avevo lì davanti, andai apposta a mangiarlo per fargli le foto, girarmelo e tutto, quindi insomma. Sei riuscito a farmi venire fame con un piatto retinato, senza neanche i colori. Yes. Ormai proprio, Missione io mentre completa. editavo questi capitoli, a un certo punto gli ho mandato un messaggio e ho detto: senti, Fresco, però ce lo dobbiamo mangiare sto 5-5 E poi è perché. successo davvero E stavolta. poi è successo davvero. C'è un servizio su Senpai Plus sulla nostra mangiata del 5-5 quest'estate a Livorno. Franci fa ancora una domanda. Scusate, Franci fa ancora una domanda: è possibile dare un'impronta originale?
ad una storia, dato che al giorno d'oggi sono state sviluppate tematiche di ogni genere. Ma dipende come quanto ci metti di te stesso e come racconti le cose. Ma tutto ormai è stato scritto, credo sia inevitabile. Però dipende quanto te stesso ci metti e come la racconti la cosa, insomma. Per me sì, fattibilissimo al 100%. Qual è l'impronta più originale che tu pensi di dare alla tua storia in Two Beh, il fatto di giocare in casa credo sia il fattore migliore, il fatto di conoscere bene la città e tutto, storia, personaggi, ogni cunicolo. E il fatto che al momento credo non nessuno abbia ancora fatto una storia shonen ambientata a Livorno prima di me, non lo so. Quindi No, quello fu infatti. anche un ottimo, insomma, un'ottima cosa motivante da dire: ok, faccio questa cosa qua, vediamo se piace. E magari insomma invoglio anche la gente a ambientare storie magari insomma in posti che conosco invece di farle sempre in Giappone quando poi del Giappone sanno poco, ecco, insomma. No, ma non solo, perché con la tua storia invogli la gente a conoscere Livorno. Cioè, questo è un aspetto che io ho sempre ammirato. Io seguivo tu Livornotte da quando lo avevi, lo sai, su Facebook. Sì. E è un aspetto che io ho sempre ammirato. Cioè, il fatto che noi appunto in Italia abbiamo l'arte, abbiamo il turismo, abbiamo tanti luoghi meravigliosi da vedere. E appunto che qualcuno di italiano che fa manga in maniera molto precisa, perché tu la tecnica è manga. Lo volesse proprio ambientare a casa propria, ma non solo a casa propria, proprio come incentivo a dire: guardate le bellezze di casa mia e venite a vederle. E io so personalmente di fan che sono venuti a vedere Sì, 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 i luoghi di Two sì, Livornotte, quindi sì, sì, sì. è una cosa interessante anche dal punto di vista di promozione del territorio, penso. Questa è una Ma cosa che va. il mio obiettivo era proprio quella di portare il canone del manga e di farlo al meglio possibile in un contesto italiano, non solo per far vedere che è possibile, ma per dimostrarlo anche a me, a dire la verità, se effettivamente fosse possibile fare una cosa del genere. E fortunatamente è andata bene, quindi, insomma, sono molto soddisfatto per ora. Ma direi che hai motivo di esserlo. Intanto vedo che tu ci hai completato la tua Lucrezia, che è bellissima. Noi siamo Grazie. in live da già un'oretta, quindi direi che ti lasciamo andare perché mi immagino che avrai anche stasera tavole da fare. Name, proprio. Name, giusto perché Arriverà tra poco io mi aspetto il name del terzo volume, quindi sono qui in attesa di presto. leggere in anteprima, perché una cosa Arriverà presto. bellissima è di editarti e leggermi Two Livornotte prima che lo leggano gli altri. Allora, Fresco, noi ti ringraziamo per la compagnia e per essere Da stato con voi. noi stasera. Salutiamo i nostri follower del canale, buonanotte a tutti Ciao a e tutti. appuntamento al prossimo Manga Talk. Grazie, ciao. Grazie, ciao a tutti.